Scende di nuovo in strada il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle. Chiede alla regione di utilizzare gli incentivi del governo per ristrutturare le case ATER nelle zone popolari di Pescara. Oggi obiettivo puntato in particolare su via Rigopiano. Questo è un problema serissimo, non è possibile che solo in questo fazzoletto di terra popolare ci sono 20 appartamenti murati vuoti non assegnati. È vergognoso, le amministrazioni competenti, regione, comune, debbono assegnarli immediatamente, perché ci sono veramente 600 famiglie che aspettano, famiglie oneste. Qui si potrebbero mettere le famiglie oneste, mettere famiglie per bene, oneste, significa riqualificare il quartiere, ma non solo. Qui si continua a spacciare droga, ci sono persone violente, qui ci sono delle famiglie proprio qui che gettano costantemente, potete vedere l'immondizia, l'insalubrità dei posti, costantemente la spazzatura dai balconi, vanno a finire sui balconi inferiori, i cittadini onesti dei balconi inferiori non possono più vivere, escrementi di animali, di cani gettati ovunque, qualcosa veramente di vergognoso. Ma non solo, da qui parte l'appello per la ristrutturazione di questi edifici sono cadenti, li potete vedere, quindi bisogna iniziare subito con la ristrutturazione, la riqualificazione. Ma io da qui voglio fare un appello per tutte le periferie, parliamo di Rancitelli, Fontanelle, Borgomarino, San Donato, via Zanni, qui via Rigopiano, bisogna intervenire perché ci sono persone disabili, malati, bambini, anziani costretti a stare all'interno di veri e propri tugurri. Parliamo di famiglie serie, famiglie oneste, dove infiltrazioni d'acqua diffusa entrano in casa, rendono insalubre il posto, e non solo, barriere architettoniche. Abbiamo raccontato storie e stanno ancora così, anziani che non possono scendere di casa perché non ci sono gli ascensori, stanno letteralmente morendo all'interno delle abitazioni e non poter rivedere la luce del sole. Ma è mai possibile che la regione spende milioni e milioni di euro, perché sono case regionali, per il ritiro di una squadra di calcio, per grandi ristoratori, e poi non si spendono qualche centinaia di migliaia di euro per la nostra gente, per i nostri poveri, per gli ultimi indifesi che sono segregati in casa o case che cadono addosso? Questo è veramente vergognoso. Io mi auguro che il Presidente di Regione mi risponda, il Sindaco, il Presidente di Regione facciano qualcosa di concreto.